C'ho un occhio ammaccato, però comunque non ce ne frega niente. Bella a tutti ragazzi, siamo con un altro video di GTA 5 e siamo ritornati con un'altra modifica, con un'altra auto da modificare. E non ho letto che auto era, però non ce ne frega niente. Come al solito ripariamola sempre, perché se non la ripariamo non siamo contenti. Intanto abbiamo un bel po' di soldi per mettere le armature, i freni da gara, che non costano niente proprio, i paraurti, bellissimo, questo per forza glielo devo mettere. Comunque spero che i video precedenti vi siano piaciuti, delle modifiche delle auto precedenti. La prima è stata bellissima, l'avevo letto veramente in Titanic, invece titanio. Allora, le griglie, che non sono certo le griglie che per arrostirci la carne, però non ce ne frega niente. Allora, a me piace tantissimo questa. Vabbè, ce la mettiamo, dai. Il clacson no, perché non ce ne frega niente. I fari all'oxeno, ovviamente, perché quella è la cosa principale dei fari. I colori neon, perché no? Ah, sì, non ci ho messo lo schema, è ovvio. Allora, ovviamente ce lo metto tutto. Questa macchina non so assolutamente di che colore farla, però vedendo questo verde mi è venuto voglia di farlo verde, oppure se c'è il colore primario e secondario veramente sarebbe una cosa bellissima. Perfetto, colore secondario e principale, allora a questo punto non so che cavolo fare, perché io questa macchina la lascerei bianca, perché bianca è spettacolare, cioè già ve lo dico. Questo sarebbe comunque bello. Però vorrei metterci qualcosa di sgargiante proprio per dare alla luce questa macchina. Verde lime, bellissimo. Vabbè, metto verde lime. A proposito, prima persona è questa che grida. Forse perché avrà visto i miei capelli conciati così, allora sta gridando. Per questo ti do ragione. Ma se è per un altro motivo, no. Le minigonne ce le metto, basta gridare. Questa è bella. Questa è bella e non so quale metterci, ma questa... No, ci metto questa perché questa veramente è uno spettacolo. Ok, mettere la bambina non... No, ha cambiato ritmo. Trasmissione da gara, ovviamente. Il turbo, per forza, personalizzato. I pneumatici, gomme antiproiettili, assolutamente. Verde, il problema è che a farlo solo verde... A farla solo verde questa macchina sarebbe un po' così così. Ma chi se ne frega, metto il verde. Queste sono belle, dai. Tutto bianco neve, buonanotte. Oh, gomme personalizzate sono arrivate finalmente. Allora io direi che per una macchina simile possa andare bene il verde lime. No, il verde menta voglio dire, che darà una freschezza maggiore a questa macchina. E usciamo dallo Santos Custom con questa... Con la terza macchina, sempre l'ombra c'è qui, non c'è mai il sole. Inutile, ti sei messo in una posizione di cacca. Diciamo che il verde non tanto si vede, forse. Ma chi se ne frega, dai. Tanto è una bomba questa macchina, a me piace tantissimo. Interni che non si possono modificare. E vabbè. Comunque, veramente, è una bomba. Secondo me, io sinceramente ragazzi ho dei seri dubbi, sì. Io ho dei seri dubbi sul fumo, perché secondo me il fumo, cioè, si confonde troppo con i neon che si trovano sotto la macchina. E ovviamente questo darebbe dei seri problemi appunto al fumo, a farsi vedere. Ah ok, si chiama Albani primo. E chi è arrivato secondo? Ho sbagliato cuffie e me ne sono accorto solo alla fine del... quasi alla fine del video. Bene a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata. Sto scherzando, in realtà l'ho già iniziato, però è stato... troppo tardi che me ne sono accorto che avevo altri tipo di cuffie. Solo quello blu potrei mettere. Certo, se stava quello celeste era molto meglio, però vada per il fumo blu. Vabbè, alla fine fa
più o meno fa Celeste. Ma sì, dai, va bene, ma chi se ne frega, questa volta vado da questa parte. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso faccio un po' di giri. Spero che questo video vi sia piaciuto. Soprattutto spero che queste modifiche vi siano piaciute. Certo, sono un po' banali, però cioè, rispetto a come stava prima, completamente bianca il pullman. Madonna, come lo scansa. Da dove è uscito quel graffio? Ma stava già. E mentre ammiriamo la mia cara macchina modificata, spero che questa puntata vi sia piaciuta e queste modifiche vi siano piaciute. Vado direttamente in acqua con la nuova macchina. Spero non si spenga. Ragazzi, mi consigliate un posto ben illuminato, ma che sia buono? L'ho portata qui perché era l'unico posto ben illuminato grazie a questi fari. Cioè, questi sono i veri fari. Questi sono veri fari. Anche quelle cacate che stavano prima. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Franklin, a te piace sta macchina, sì? C'è un'espressione strana.